Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Un saluto particolare ai nuovi iscritti. Vedo che state aumentando e ne sono veramente molto contento. Per noi essere indipendenti con il camper è fondamentale e per questo, come avete già letto sul titolo e visto nell'immaginetta, installerò una nuova batteria a servizi che ci permetterà di non allacciarci più alla corrente 220 per ricaricarla quando il pannello solare non produce energia. È una LiFePO 4 da 100 A della NDS, si chiama Trilion, con il Trilink, che è un sistema di gestione. È un kit che dovrebbe sovrapporsi all'impianto che c'è già nel camper. Tengo a precisare che questo non è un video sponsorizzato. Mi sarebbe piaciuto tantissimo che questo lo fosse, ma purtroppo le aziende non mi calcolano proprio perché il canale è troppo piccolo e per questo io vi chiedo un aiuto fondamentale. Iscrivetevi al canale, mettetemi like sui video se vi piacciono e scrivetemi nei commenti quali video vi piacerebbe vedere sul canale e datemi anche voi dei consigli, d'accordo? Prevedo che questo video sarà abbastanza lungo perché sovrapporre il sistema Trilink all'impianto del camper non è una passeggiata e per questo ho usato la nuova funzione, una nuova funzione di YouTube e in descrizione potete vedere il video diviso in capitoli. Potete andare a cliccare il capitolo che vi interessa vedere e saltare tutte le parti che non vi interessano. Oltre al sistema Trilink, avrò bisogno di fusibili da 150 A, da capicorda. I cavi elettrici che dovrò installare sono da 35 mm quadrati. Vi faccio vedere la sezione, che è questa qua. Vabbè, cacciaviti, tester, multimetro, quant'altro per controllare le linee. E, siccome a me piace molto comprare online, anche perché si risparmia, ho notato che cercando i capicorda sono carissimi. Ne ho comprati 4 e ho speso quasi 15 euro. Allora ci ho fatto una ricerca e ho scoperto che si possono fare a mano. Bene, siamo nel laboratorio e per fare i capicorda abbiamo bisogno di un tubo di rame, che è un tubo che si può comprare all'Euro Merlin. L'ho comprato, mi pare, 2 metri di tubo, circa un paio di euro, sì, o 1 metro, 2 euro, una roba del genere, ma comunque molto più conveniente di comprare i capicorda già fatti. Poi avremo bisogno di una morsa da banco per stringere e fare la piattina e poi volendo una mola per rifinire i bordi e in sostanza viene fuori. Quando si schiaccia il tubo, si schiaccia così, poi si fa il buco col trapano, un trapano, va bene, un trapano elettrico con una punta da 8 mm perché i bulloni saranno M8, quindi si schiaccia, si modella, si fa il buco e poi si taglia per la lunghezza corretta per far entrare un po' di filo elettrico. Viene fuori una cosa così. Questo è il capocorda. Dove poi va infilata la vite e si serra il filo elettrico. Adesso ne facciamo uno insieme. Mi raccomando, prima di iniziare ogni lavoro è importante indossare almeno i guanti di protezione. I guanti che uso sono molto comodi perché hanno la possibilità di avere molto tatto e quindi sono con questi qua, li ho presi sempre all'Leroy Merlin, super job. E andiamo a stringere per fare la testa.
La batteria servizi è posizionata sotto il sedile del passeggero e per smontarla bisogna rimuovere il sedile praticamente. Smontare le protezioni laterali, sbullonare il sedile e tirarlo fuori. Dobbiamo rimuovere i bulloni, questi bulloni qui. C'è il blocco che fa girare il sedile, per tenerlo bloccato c'è un altro bullone e per svitarlo bisogna mettere il sedile in una posizione, non so se si riesce a vedere, ma qua c'è un foro e bisogna metterlo in asse con questo bullone qui. Ok, pesa abbastanza il sedile, quindi dobbiamo fare un po' di attenzione. La batteria motore invece è posizionata qua sotto. Eccola qui. Abbiamo fatto passare il cavo rosso sotto il pianale e adesso dobbiamo collegarlo al positivo della batteria motore. Utilizzando i capicorda che abbiamo fatto, si crimpa banalmente con una pinza, potete crimpare anche col crimpatore, ma io non ce l'ho. La massa, il cavo nero, l'ho collegato insieme alla massa della batteria sul telaio motore. Connessioni fatte della massa e del positivo, il Trilink è connesso con batteria servizi generale, tutti i servizi del camper e la batteria motore. E qua ci passa anche il pannello solare. Il display, abbiamo fatto passare il cavo da qua, tutto qua sotto, qui in mezzo sopra questa colonna. Abbiamo smontato il pannellino per far passare il cavo e adesso il pannellino di controllo lo monteremo tipo qua. Pannellino montato con i terminali, adesso montiamo il display. Abbiamo fatto passare il cavettino e adesso ecco fatto. Batteria dei servizi che è in carica, anche se è piena comunque deve fare un ciclo di carica completa perché il SOC senta bene le tensioni e il voltaggio. Possiamo avere un'altra informazione che è quella di quanto sta erogando il pannello solare. Il lampo vuol dire che la batteria è in carica. Poi ho fatto passare un cavo del D Plus fino al Trilink. Quindi dalla centralina arriva al Trilink, in modo che quando accendo il motore l'alternatore passa a caricare la batteria con quasi 40 ampere. Che sale, eccoci qua. 40 ampere erogando un 14 volt di tensione. Bene, questo video si conclude qui, vi terrò aggiornati per quanto riguarda il collaudo di questa batteria. Se avete delle domande scrivetemele qua sotto, io vi risponderò al più presto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando anche la campanella, così non vi perdete i prossimi video. Se vi è piaciuto, un bel pollice in su e alla prossima, ciao!